Oggi, venerdì 22 giugno, Better Pratic ha aggiunto un nuovo strumento ai tanti strumenti già disponibili all'interno del software stesso. Se entrate all'interno di Better Pratic, vedete in alto nella barra che è stata aggiunta Statistic. È un nuovo strumento che permette di avere delle statistiche molto più approfondite che possono essere simili a quelle già utilizzate o che utilizzate in SocerState. Vediamo come funzionano. Cliccate in alto su Statistic, si apre il nuovo tool e vedete c'è la possibilità di andare a scegliere una serie di parametri, una serie di filtri. Abbiamo filtri. Allora scelgo per esempio la stagione, mettiamo 2018. Andiamo a mettere il campionato che vogliamo, supponiamo di mettere la Serie A brasiliana che è la prima. Poi potete scegliere half-time, full-time, 10 minuti, mettiamo full-time. Potete scegliere se utilizzare la squadra che gioca in casa, in trasferta o entrambi, cioè quindi i risultati delle squadre che giocano in casa, in trasferta o entrambe. Mettiamo per esempio home, cioè quindi le squadre che giocano in casa. Avete la possibilità di scegliere tra i gol fatti, subiti o entrambi, mettiamo entrambi, e poi avete i mercati disponibili e quindi avete delle statistiche più approfondite sui vari mercati. Supponiamo di mettere per esempio over-under 2.5, schiacciamo search e il sistema va a interrogare il database. Ecco, vedete, abbiamo tutte le varie squadre della Serie A brasiliana, poi potete andare avanti 1 e 2, abbiamo cosa hanno fatto in termini di over e under in casa. Vedete, su 7 match 5 over, 2 under, e poi avete la squadra che ha vinto, quante volte ha vinto in casa, ha pareggiato o ha perso. Poi potete andare a cliccare qui sopra e trovate i risultati in maniera molto semplice. Vedete, chiudete il pannellino e poi potete andare a mettere anche il filtro. Vedete, qui sotto ci sono i filtri. Se io per esempio metto un filtro da massimo o minimo, io posso mettere minimo 1 e quindi mi spariscono quelle con 0. Se metto filtro massimo 2, vedete, massimo 2 di perdite. Quindi il filtro è perdite, pareggi, vittorie, under e over. Quindi avete visto benissimo come potete verificare semplicemente per le squadre quanti under over hanno fatto in casa, quante volte hanno vinto, quante volte hanno perso e tutta un'altra serie di statistiche. Potete scegliere un altro mercato, per esempio potete mettere under 4 e 5 e stesso discorso. Tolgo il filtro, naturalmente metto a 0, faccio search. E il sistema mi va a interrogare questa volta l'under 4 e 5 e potete vedere, per esempio, ci sono delle squadre come il Mineiro che in casa hanno fatto su 7 partite 7 volte under 4 e 5. Invece l'Atletico Mineiro che sta sotto ne ha fatti su 7, ne ha fatti 5, mentre 2 sono finiti in over. E quindi anche lì potete andare a decidere su se fare eventualmente scalping su queste squadre, su quelle squadre brasiliane, scalping, non consiglio di non farlo chi mi segue sa perché, e oppure potete decidere quali strategie fare, se fare il banca pareggio, se andare a fare gli under, se andare a fare gli over, sempre, soprattutto durante il live del mercato. Quindi vi lascio, guardate questo ottimo nuovo strumento che si chiama Statistic, cercate di imparare ad usarlo bene perché è un sistema che vi permette di avere statistiche molto approfondite, sempre e solamente con un clic del mouse. Vi saluto.